weirdness. Put on my boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video di unboxing. Per oggi ho il Sima X56W, un altro drone piuttosto economico ma con tutte quelle caratteristiche essenziali come l'atterraggio e il decollo automatico, il giroscopio a 6 assi, la modalità senza testa e il barometro per il mantenimento automatico dell'altezza che vi permetteranno di controllarlo facilmente sia con il telecomando ma anche solamente con lo smartphone per mezzo dell'app Sima Go. Comunque sia, vediamo cosa c'è nella confezione, che si apre lateralmente così. Allora, qui c'è il manuale di istruzioni che è completamente in inglese, ha parecchie figure ed illustrazioni e nelle ultime due pagine c'è anche una bella tabella riassuntiva delle parti di ricambio e dei possibili malfunzionamenti con le relative soluzioni. Poi vediamo cos'altro c'è. Quindi rimuovo questa copertura in plastica, questo è il telecomando che qui in basso, come vedete, ha anche un piccolo display dove sono curioso di vedere che tipo di informazioni verranno mostrate. Attorno ci sono tutta una serie di tasti che però sembrerebbero finti, sopra invece ci sono i pulsanti per la regolazione dei trimmer, ovviamente i due joystick ed infine sul retro il vano portabatterie che, se non ricordo male, dovrebbero essere 4 AA. Questo qui invece è un piccolo stick con delle avvertenze che però sono scritte esclusivamente in tedesco, ma che comunque, da quello che capisco, dovrebbero riguardare il primo minuto di volo, nel quale probabilmente per via delle temperature il drone potrebbe essere un pochino instabile. Poi ci sono le 4 eliche di riserva, 2 in colorazione rossa e 2 in colorazione nera. Questo qui a fianco invece è il drone, che vi farò vedere più nel dettaglio tra un attimo, perché qui sotto ci sono altre cose, ad iniziare da questo qui che dovrebbe essere il supporto per lo smartphone da attaccare al telecomando. Poi ci sono i 4 paraeliche che monterò appena concluso questo unboxing, prima di farlo volare per la prima volta, mentre qui in questa bustina ci sono alcune viti complete di cacciavite che servono anch'esse per fissare i paraeliche. E poi il cavo USB per ricaricare la batteria, che è questa qui sotto e che, se non ricordo male, è da 850 mAh, il che dovrebbe tradursi in più o meno 10 minuti di tempo di volo. Direi che con questo gli accessori sono finiti, per cui vediamo velocemente il drone. Per prima cosa però, prima di aprirlo, devo rimuovere questa fascetta gialla, forse girandolo è meglio. Infatti. Allora, come vedete, su ogni braccio c'è un pulsantino che serve per l'apertura, che in questo modo risulta probabilmente più sicura, ma d'altro canto anche un pochino più scomoda. Siccome questa è una cosa un po' insolita, spero di ricordarmene per evitare di tirare magari un po' troppo forte e rischiare di rovinare il meccanismo. Qui sopra invece c'è il pulsante di accensione e spegnimento, e questa, come dico sempre, è un'ottima cosa, mentre davanti c'è la telecamera, che sembrerebbe sia possibile togliere e magari sostituire con un'altra. Ad ogni modo, l'antenna è all'esterno e questo dovrebbe permettere una migliore trasmissione delle immagini, mentre qui dietro c'è il vano batteria. Arrivati a questo punto, come al solito per voi, il video finisce qui, mentre io, sperando che la batteria sia almeno un pochino carica, installo i paraeliche e non vedo l'ora di fargli fare il primo volo. Quindi per il momento vi saluto, ma vi aspetto sempre qui tra qualche giorno per la recensione completa. Nel frattempo, per maggiori informazioni, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.